Una importante collaborazione per rafforzare il dialogo tra musica antica e musica contemporanea tra Matera e la Puglia. Infatti proseguono le collaborazioni artistiche che arricchiscono la 25esima edizione del Festival d'Uni. Dopo il fine settimana passato che ha visto la sinergia con il Festival Inaudita di Grottole, domenica 27 ottobre il Festival di Musica Antica di Matera ha condiviso la sua programmazione con il Festival Anima Mea di Bari. Si tratta di un festival di musica antica diretta da Gioacchino De Padova, docente di storia della musica al Conservatorio Piccinni di Bari, che da 16 edizioni esplora il passato mettendolo in connessione con il presente, anche con musiche nuove e nuovissime, ma all'interno di modalità legate fortemente all'antico. Il tempo della voce è il titolo del concerto proposto negli spazi del Museo Domenico Ridola della città di Sassi per una esibizione realizzata dall'ensemble di strumenti storici di Bari Orfeo Futuro, l'ensemble vocale Musica Trites di Marsiglia, il violinista solista Francesco Dorazio e con la direzione del maestro Roland Airabelian. In particolare, la ricerca sulle antiche nuove prassi caratterizza il lavoro dei due gruppi e il risultato è un meraviglioso intreccio nel quale vi è un continuo rovesciamento dei ruoli, gli strumenti che imitano la voce e l'inverso della voce che diventa strumento. Durante il concerto sono state eseguite musiche di Giacinto Scelzi, Gian Vincenzo Cresta, Pietro Andrea Ziani, Luca Antignani e Claudio Monteverdi per una serata ricca di emozioni.